Amici delle api, buongiorno, benvenuti all'apiario di montagna. Siamo venuti a dare una controllatina, una sbirciatina dopo un periodo di freddo. Dobbiamo ammettere, è tornato un bel sole caldo. Oggi è il 11, non lo so, di la verità, di marzo, non me lo ricordo, e andiamo a dare un'occhiata alle nostre apette, che direi che sono parecchio in movimento. E come potete vedere, le api sono sicuramente in agitazione, in movimento, al lavoro. C'è grande movimento davanti agli ingressi, le porticine sono ancora ridotte perché la sera fa ancora molto freddo, ma come potete vedere le api arrivano con molto polline, sono quelle palline gialle che vedete nelle zampette posteriori. Questo significa che all'interno c'è sicuramente covata, e la regina insomma ha ripreso a deporre con intensità. C'è anche grande movimento, quindi probabilmente stanno raccogliendo quel poco di nettare che sta uscendo in questo periodo. È ancora, diciamolo, tutto secco, quindi non ci sono foglie sugli alberi, pochi fiori, direi poche niente, e fa ancora molto freddo durante la notte, quindi probabilmente la stagione deve ancora partire, però le api direi che stanno bene. Come possiamo vedere, la nutrizione di emergenza, ovvero il candito, che è questo pacchetto che quando lo abbiamo, diciamo, messo nuovo era così bello pieno e adesso è pieno solo di api, è stato mangiato completamente. Quindi questo significa che le api hanno avuto bisogno sicuramente di questo, diciamo, di più, di questo aiutino. E in la presenza anche di api morte nel sotto, diciamo così, nel coprifavo, dà l'idea che comunque ci sia stata un po', insomma, di ricerca disperata. Per questo motivo, anche se le temperature sono decisamente tornate ad essere, insomma, più gradevoli, metteremo comunque un altro panetto come questo di candito per evitare che, se dovesse di nuovo tornare il freddo, e visto che questa postazione non è particolarmente facile da raggiungere, le api possano rimanere senza cibo. Quindi adesso andiamo a sostituire il panetto pieno a quello vuoto. Ed ecco, come dicevo, abbiamo sostituito il panetto, diciamo, di candito che era stato svuotato con questo pieno. Lo mettiamo nell'incavo che ho scavato all'interno della coibentazione del coprifavo, dove normalmente va il nutritore, e proprio perché mi è comodo in questo modo sostituirlo rapidamente senza aprire la famiglia, l'arnia, che comunque direi che sta piuttosto bene. Ecco. Come possiamo vedere, anche la seconda famiglia ha completamente esaurito la nutrizione di emergenza. Evidentemente davvero l'ondata di freddo dei giorni scorsi è costata parecchio in termini di consumi a queste due famiglie, nonostante la coibentazione di 6 cm di polistirene nel coprifavo, e lateralmente, come vedete, anche se qualcuno mi prendeva in giro dicendomi che non serve a nulla, sicuramente non serve a nulla, però se con tutto questo hanno avuto comunque bisogno di mangiarsi completamente in una decina di giorni un panetto di candito, proprio inutile questa coibentazione non lo è. Io direi che invece è stata una buona idea. Poi vedremo l'anno prossimo di
replicare o meno, magari facendo qualche esperimento, ma secondo me qui a 750 metri sul livello del mare le temperature scendono talmente tanto, arriviamo a meno 10, che insomma la necessità di una nutrizione di emergenza c'è. Anche nell'arnia azzurra, come potete vedere, forse si vede meglio qui, c'è parecchio movimento, ci sono anche qua api che portano palline di polline, palline gialle sulle zampine di dietro, un po' meno rispetto all'altra famiglia. Questo mi sospettisce un po', e magari la prossima volta sarà il caso di aprirle per vedere. Qualcuna c'è, quindi la covata sicuramente c'è, ma è sicuramente minore rispetto all'altra famiglia. Bene, dovremo aprirle poi per verificare.